affrontando le modulazioni ammarie ortogonali, in cui i segnali disponibili al modulatore soddisfacevano la condizione di ortogonalità. In realtà con questa condizione sto anche assumendo il sine qui energetico, perché qui non ci ho messo E di N, l'energia dell'ennesimo segnale, ma E, comune a tutti quanti. Quindi li ho presi anche equienergetici. Abbiamo visto l'efficienza in potenza ieri e abbiamo fatto qualche esempio, anzi un esempio di forme d'onda ortogonali. Ora vediamo un attimo la probabilità di errore. Per parlare di probabilità di errore però serve un ricevitore. Che ricevitore stiamo parlando? Bene, se la trasmissione in banda base oppure se è in banda passante con demodulazione coerente, la regola di decisione ML è quella a minima istanza. O, se preferita, massima correlazione, corretta con l'energia dei segnali. Ma i segnali sono tutti coenergici, quindi la correzione meno energia dell'ennesimo segnale mezzi non serve a nulla. Basta massimizzare il prodotto scalare. E allora la regola minima distanza diventa che io scelgo il simbolo A se massimizza il prodotto scalare tra il segnale ricevuto e il segnale A esimo. Troppo brutto esimo, fatelo chiamare B esimo. Ripeto, avrei dovuto metterci qui meno e con i mezzi, perché la regola minima distanza corrisponde a questa regola qui, ma siccome sono equienergetici è un coefficiente costante per tutte le statistiche, quindi non serve a nulla. Bene, in questo caso qual è la regola di decisione? Scusate, la probabilità di errore di questa regola di decisione? Calcoliamola. È un esercizio molto semplice. Probabilità di errore sul simbolo, perché qui sto stimando il simbolo. Bene, la probabilità di errore è 1 meno la probabilità di corretta rivelazione. E anche qui vedremo che questa può essere scritta come una media pesata delle probabilità di errore condizionate, ma sono tutte uguali, se i segnali sono equiprobabili. E se i segnali sono improbabili, questa è uguale a una delle qualsiasi probabilità di incorretta rivelazione, ad esempio quella data al segnale S comune. Lo vedremo adesso, perché ora che valutiamo questa probabilità ci accorgiamo che questa non dipende dall'indice 1, è uguale per tutti. Allora questa media è uguale a una delle probabilità di errore di corretta rivelazione condizionata. Ora dobbiamo chiederci quando è che il segnale viene rivelato correttamente. Il primo segnale, beh, quando succede quello, cioè che il prodotto scalare del segnale ricevuto con S con 1 è il più grande di tutti. Il prodotto scalare del segnale ricevuto e S con 1 è il più grande di tutti, cioè il più grande di qualsiasi altro prodotto scalare tra segnale ricevuto e S con 1, per tutti quanti lì. Chiaramente condizionato al fatto che è stato trasmesso S con 1. Cioè trasmetto S con 1 e io indovino quando il prodotto scalare con S con 1 è più grande di tutti gli altri prodotti scalari, perché ha massima correlazione. Ok? Ma ora dobbiamo ricordarci chi era il vettore rappresentativo dell'iesimo segnale trasmesso S con i t. Se sono ortogonali, posso prendere come funzione di base i segnali stessi normalizzati, e quindi l'iesimo vettore rappresentativo è semplicemente
un vettore con tutti i zeri tranne in posizione iesima, dove abbiamo la sua radice di energia. E allora il prodotto scalare fra R ed S è facilissimo, è l'iesima componente di R. E quindi qui ci stiamo chiedendo semplicemente che quale sia la probabilità che ricordiamoci anche che dato S con 1 si chiama S con 1 più rumore, e quindi con queste due osservazioni, cioè che il segnale ricevuto, dato che è stato trasmesso S con 1, è semplicemente S con 1 più rumore, e che il prodotto scalare con un segnale S con I significa semplicemente prendere l'iesima componente, scriviamo rapidamente quale sia l'evento contenuto in quella misura di probabilità. In particolare, R scalare S con 1 dato S con 1 è la prima componente di questo segnale qua, cioè lo faccio qui R scalare S con 1, quindi S con 1 più rumore scalare S con 1. S con 1 scalare S con 1 fa la sua energia, e S con 1 scalare N è la prima componente del rumore per radice dell'energia, perché S con 1 è un vettore che ha radice di E e poi tutti 0. S con 1 è un vettore che ha radice E e tutti 0. Quando faccio il prodotto scalare tra S con 1 e S con 1 ho radice di E per radice di E, e quando faccio il prodotto scalare tra S con 1 e rumore ho radice di E per la prima componente di N, e poi il resto è 0 per rumore, che rimane 0. Mentre quest'altro oggetto qui, ricordando che S con I per I diverso da 1 e S con 1 sono ortogonali, semplicemente non ha questo termine, perché quando faccio S con 2 scalare S con 1 fa 0, S con 3 scalare S con 1 fa 0 e così via. Rimane soltanto il secondo termine, quindi S con I scalare rumore, ma quello è semplicemente l'iesima componente del rumore per radice di E. E quindi quella probabilità è semplicemente che, semplificando radice di E con I, che N con I è minore di radice di E più N con 1 per ogni I diverso da 1. Scrivo qui R dato S con 1 scalare S con 1 sarebbe radice di E 0 e tutti i zeri più N con 1 N con 2 e tutti i zeri e fino a N con M scalare radice di E 0 e tutti i zeri. Quanto fa il prodotto scalare tra questi due? E più radice di E n con 1. Se io invece faccio R dato S con 1 scalare S con I, faccio questo, S con 1 più rumore, e questo sarebbe R dato S con 1,
moltiplicato prodotto scalare con S con I, questo prodotto scalare fa il primo per il primo fa 0, più il primo per il secondo fa radice di N con I. E io sto dicendo che questo qua deve essere più grande di questo. Ok? Ed è quello che ho scritto lì. Sono passaggi molto semplici. Per la probabilità di trasmettere S con 1? L'ho già sfruttata quando al posto di R ci ho messo S con 1 più N. Io questa informazione qua la sfrutto nel momento in cui al posto di R ci metto la sua espressione, S con 1 più N. E poi non sarebbe per la probabilità, sarebbe dato S con 1, condizionato alla probabilità, al fatto che ho trasmesso S con 1. Io qua rimuovo il condizionamento perché l'ho appena sfruttato. Ora si tratta solo di valutare questa probabilità. Per valutare questa probabilità io condiziono a questo numero, oppure questo valore, perché se condizionassi a questo valore la saprei valutare questa probabilità, perché la probabilità che una gaussiana è più piccola di un numero. Lo so quant'è, è Q di quel numero. È 1 meno Q di quel numero. Quindi condiziono a questo valore qui e poi faccio la media rispetto a questo valore. Media di quella probabilità. Vabbè, stupido dire dato radice di n con 1. Dato n con 1. Vabbè, lasciamolo così. Bene, ora la probabilità all'interno è facile da calcolare, perché ora questa probabilità è, e lo faccio qui sopra, supponete un attimo che voi chiamate la quantità radice di E più n con 1, la chiamate x, allora qui state chiedendo, vi state chiedendo la probabilità che n con i è minore di x per i che va da 2 a n. Lo vedete? Se io chiamo quella quantità x, quella probabilità che n con i è minore di x per ogni n, per ogni i. Ma le componenti rumore sono indipendenti, perché avete preso il rumore gaussiano bianco e l'avete proiettato su m forme d'onda ortogonali. Questo fa sì che le componenti di rumore siano correlate, ma siccome sono gaussiane sono anche indipendenti. La probabilità dell'intersezione diventa indipendente dal prodotto delle probabilità. Ma siccome sono anche identicamente distribuite, questa è la probabilità dell'evento di uno di questi eventi, ad esempio n con 2 minore di x, elevato alla m-1. Sono m-1 volte questo è m-1 eventi. Io voglio che n con 2 sia più piccolo di x, e che n con 3 sia più piccolo di x, e che n con 4 sia più piccolo di x, e che n con m sia più piccolo di x. Siccome tutte queste tutti questi eventi sono indipendenti e hanno la stessa probabilità, la probabilità di intersezione è il prodotto delle probabilità, cioè un'unica probabilità alla m-1. Non c'è il condizionamento, perché ho appena detto che questa quantità la chiamo x, condizionato al fatto che questa quantità si chiami x, che a questo punto diventa un numero, è soltanto qui il condizionamento. È chiaro? Come si fa il condizionamento? Come si fa la media di A dato B? E voi fate o la media di una funzione di A dato B,
voi fate l'integrale su tutto R di questa quantità g di se voi volete fare la media di una funzione che dipende da A e da B e condizionate rispetto a B, come faccio questa media? E beh, è la probabilità dell'evento A e B, dato che B uguale X, per la densità di B nel punto X, integrare su tutti quanti i possibili X. Ma se è condizionata a B uguale X, allora fatemi scrivere P di A, virgola X. Questa domanda mi fa mi spinge a fare un commento, che è poi quello che succede molto spesso, è che i problemi degli esami più avanzati non sono su quell'esame avanzato, perché vi assicuro che tutti quanti i miei studenti che fanno l'esame, tutti sanno che la regola di decisione ML è rotto scale fra R e S con I. Quindi i fondamenti di comunicazione lo sanno tutti quanti. I problemi emergono appena uno va a dire: ok, se questa è la regola di decisione, e quindi il fondamento di comunicazione lo sappiamo, mi dici quanto vale quella probabilità? E lì c'è per meccanismo. Ma quella è una domanda di probabilità che è un esame fatto l'anno scorso, ok? Tutti gli esami precedenti servono a mattoncini per fare gli esami successivi. Date un'occhiata anche a materie precedenti che sono state già fatte, che sono indispensabili per superare gli esami in materie che vengono dopo. Comunque, procediamo per gradi. Lì c'è condizionata quella variabile aleatoria là. Supponete per un attimo che quella variabile aleatoria la chiamo x e sia uno scalare. Allora è richiesto di calcolare la probabilità che n con i sia minore di x. Siccome sono n-1 variabili aleatori indipendenti e identicamente distribuite, questa probabilità è un'unica probabilità alla n-1. Quanto vale questa probabilità? Bene, qui abbiamo una gaussiana, non è normalizzata perché la media è 0 ma la varianza non fa 1, la divido per la variante, per la direzione standard, ora la varianza fa 1, gaussiana standard, probabilità che sia più piccola di x su sigma, siccome la probabilità di essere più grande è q di x su sigma, e a me serve la probabilità di essere più piccolo, quella è 1 meno q di x su sigma elevato alla n meno 1. Vabbè, questa è una cosa che sappiamo. Sfruttiamo questa cosa per calcolare questa probabilità, anzi questa media condizionale. Quella media condizionale si scrive in questa maniera: integrale su tutto R, perché è una media di una variabile aleatoria su una variabile aleatoria, che è questa qua. Quindi l'integrale su tutto R della funzione di quella variabile aleatoria in X per la densità di questa variabile aleatoria in X. Quindi mi serve la funzione di quella variabile aleatoria che si chiama probabilità che n con i sia più piccola di x per i che va da 2 a m per la densità di quella variabile aleatoria che si chiama radice di e più n con 1 in x di x. Ecco quella media condizionata. Scusate. Ecco l'espressione di quella media di giù, che è la media di una probabilità condizionata. La media di qualcosa è quel qualcosa per la densità. È l'integrale, scusate, di quel qualcosa per la densità.
Ma questa probabilità qui l'abbiamo appena vista, si chiama 1 meno Q di X su sigma. Alla M meno 1. Integra sotto tutto R. E la densità di questa variabile aleatoria è la densità di una gaussiana. Z, media radice di E e varianza sigma quadro. E allora la sua densità è semplicemente 1 su radice 2π greco varianza elevato a meno x meno sua media al quadrato diviso 2 volte la varianza. E se non vi piace espresso in questa maniera perché non volete vedere x su sigma qua, fate un cambio di variabile, chiamatevi x su sigma, lo chiamate y, e allora otterrete l'espressione finale della variabile, della probabilità di errore che stiamo cercando, che è 1 meno integrale su tutto r di 1 meno q di y alla m meno 1 dx su sigma, si chiama dy, quindi 1 sulla radice 2π greco elevato a meno x meno sigma, porta qua dentro, quindi questo si chiama y, meno radice di e su sigma al quadrato mezzi dy. E se non vogliamo lasciarci sigma perché è una generica deviazione standard e invece noi qui abbiamo, stiamo assumendo che il rumore sia quello termico e quindi la sua deviazione standard, la sua varianza è nel 0 mezzi, e volendo esprimere sempre l'energia tutto quanto in funzione non dell'energia del simbolo ma dell'energia del bit, allora E su sigma diventa questa energia del simbolo che è K volte energia per bit, cioè log 2 di M l'energia media per bit. Sigma, scusate, se lo metto sotto la radice è sigma quadro. Sigma quadro è la varianza di rumore, cioè n 0 mezzi. E allora qui otteniamo 2 log 2 di m per e con b su n 0. E quindi riscrivendo l'ultimo passaggio otteniamo che la probabilità di errore sul simbolo è 1 meno integrale su tutto r di 1 meno q di x alla m meno 1 per 1 su radice 2π greco elevato a meno x meno 2 log 2 di m e con b su n0 sotto radice al quadrato mezzi. Insomma, ricopio esattamente quello che c'è scritto sotto, ma al posto di e su sigma quadro ci metto quella quantità che ho appena calcolato di x. Ecco la probabilità di errore della modulazione ortogonale con demodulazione coerente. Oltre a questo si può andare perché non si può scrivere, non si può risolvere in forma chiusa questa integrale, ma si può calcolare numericamente in maniera molto facile, per esempio con Monte Carlo, oppure approssimando l'integrale con la somma dei rettangolini. In ogni caso, se non mi va di calcolare questa lunga espressione e volete un bound rozzo, il bound più rozzo che ci viene in mente è lo union bound, che però in questo caso corrisponde anche al nearest neighbor union bound. Perché lo union bound diventa uguale al nearest neighbor union bound? Perché nell'ortogonale i segnali stanno messi così. Uno sta qui, uno sta qui e uno sta qui. Questo è il caso m uguale 3, ripeto, servirebbe m uguale 4, 8 e 16, ma l'unico modo di segnarlo è con m uguale 3. Come vedete, tutti i segnali
sono vicini fra di loro, cioè ogni segnale è M-1 vicini. Cioè tutti gli altri segnali sono vicini di quel segnale che stai guardando. Quindi ogni segnale ha M-1 vicini. E allora le union bound, che dicevo che la probabilità d'errore è più piccola di M-1 per QD, corrisponde al nearest neighbor union bound, perché il numero medio dei vicini è M-1, perché tutti i segnali sono vicini. Quindi union bound e nearest neighbor union bound diventano uguali e sono M-1 e danno come upper bound della probabilità d'errore M-1 QD D su 2 sigma. Ripeto, questo è l'union bound M-1, ma è anche il nearest neighbor union bound perché sono tutti vicini. Guardate lì, qui dovrei metterci il numero medio dei vicini, ma ogni segnale in media quanti vicini ha? M-1, sono tutti vicini. E allora union bound e nearest neighbor union bound sono la stessa cosa. Se al posto di D su 2 sigma ci mettete le quantità che volete, in questo caso, cioè vi ricordo che se questo è un segnale e questo è un altro segnale, la distanza D è radice 2 volte E, perché la diagonale è al quadrato, quindi D su 2 sigma è uguale a radice di D quadro su 4 sigma quadro, e cioè uguale a D quadro si chiama 2E, 4 nel 0 mezzi, e radice 10 nel 0. L'abbiamo già visto ieri, per cui sto andando rapidamente. E quindi, se invece dell'energia media per simbolo vogliamo metterci l'energia media per bit, otteniamo che lo union bound diventa QD radice di log 2 di m e con b su n0. Ok? Sempre le stesse cose, lo stiamo vedendo veramente un'infinità di volte. L'unico modo di demodulare questi segnali, infatti, se la trasmissione è in banda passante, allora c'è una fase aleatoria introdotta dal canale che posso decidermi di stimare, in qual caso utilizzo la regola ML a mia istanza, o di non stimare. Se decido di non stimare quella fase aleatoria, il ricevitore diventa più semplice perché non deve fare questa operazione aggiuntiva e la demodulazione è incoerente. La regola che ho sempre adottato qual è? La stessa di prima, massima correlazione, ma io la correlazione la valuto in modulo, oppure modulo quadro, perché altro non cambia nulla. La regola in questo caso è questa. Quando state facendo una demodulazione incoerente, che sia incoerente lo vedete, perché quando fate il prodotto scalare e poi il modulo manda via la fase, state scartando l'informazione di fase, è incoerente. Abbiamo già visto questa precisione, perché se ricordate quando abbiamo fatto l'esempio di demodulazione incoerente, o meglio, quando abbiamo visto la regola di decisione incoerente, quindi il ricevitore incoerente, l'unico esempio che abbiamo fatto è quello di segnalazione ortogonale equienergetica, nel qual caso il logaritmo delle con 0 del prodotto scalare di su sigma quadro meno l'energia diviso 2 sigma quadro si semplificava in meno energia andava via perché erano equienergetici, e per massimizzare il logaritmo delle con 0 del prodotto scalare
siccome tutte funzioni crescenti, basta massimizzare il modulo di prodotto scalare. Ed ecco. E se ricordate, abbiamo anche visto quanto era la probabilità di errore sul singolo. La riporto qui, anzi riporto lì sopra, sulla lavagna di sotto. La probabilità di errore sul singolo già l'abbiamo vista ed era un po' lunghetta, c'è una sommatoria, se ricordate, per m che va da 1 a m-1, m-1 su m, meno 1 alla m più 1 diviso m più 1 elevato a meno m diviso m più 1, e qui ci stava, lo scrivo qua sotto, e diviso 2 sigma 4, ricordate? Bene, noi non lo vogliamo in termini di energia media per simbolo, ma in termini di energia media per bit, quindi qua ci mettiamo lo 2 di m per e con b, e non lo vogliamo in termini di generica varianza di rumore, ma nel caso di rumore gaussiano bianco, rumore termico, quindi qui ci mettiamo n 0 mezzi, e quindi qui l'esponente ci finisce log 2 di m e con b su n 0, e quindi questa è l'espressione della probabilità di errore sul simbolo nel caso di modulazione ortogonale con segnali energetici demodulata in maniera incoerente. Come già detto, se non ci va di fare tutto questo conto, siccome questo è un sommatore di termini a segno alterno e il più grande dei quali è quello che c'è esponente più piccolo, cioè il primo, posso maggiorare questa somma con m meno 1 volte il primo termine, che è il più grande. Questo è lo union bound, che risulta in 1/2, anzi m meno 1 volte 1/2 elevato a meno 1/2 log 2 di m ricondiviso nel 0. Quindi come prima abbiamo dato l'espressione della probabilità di errore e un suo upper bound, lo union bound, anche qui l'espressione della probabilità di errore e un suo upper bound. Infine vi ricordo che la probabilità di errore sul bit nel caso di segnalazione ortogonale con segnali energetici aveva un'espressione in forma chiusa, l'abbiamo già calcolata, ed era m diviso 2m-1 probabilità di errore sul simbolo. Quindi una volta che voi avete la probabilità di errore sul simbolo nel caso di modulazione coerente e incoerente, quindi questa qui o quella di prima, potete calcolare la corrispettiva probabilità di errore sul bit prendendo quella probabilità di errore sul simbolo e moltiplicando per questo coefficiente. Essenzialmente quando m è grande, questo è 1/2 di, che m su m-1 è praticamente 1. Va bene. Nella pratica, che formati di modulazione si utilizzano? Cioè, che formati di modulazione usati nella pratica ricadono nella categoria di segnali, segnalazioni ortogonali con segnali coenergetici? Beh, sicuramente, e stiamo qui generalizzando, il discorso già fatto nel caso binario. Nel caso binario abbiamo visto ortogonale, abbiamo visto due esempi: il binary PPM, Pulse Position Modulation, e il binary FSK, Frequency Shift Keying. Qui vedremo l'emmary PPM e l'emmary FSK. La M la faccio cadere. Abbiamo il PPM, che significa di dire semplicemente che io codifico il simbolo da trasmettere spostando, cambiando la posizione dell'impulso. In questo caso i segnali disponibili al modulatore sono questi.
radice di E, psi di T meno M meno 1 P su M. Dove psi è una forma d'onda di base, quindi ha energia unitaria e soddisfa la condizione di Nyquist rispetto al passo di cambiamento T su M. Cioè R di psi in M e T su M deve fare delta di M. Insomma, stiamo dicendo che se io divido l'intervallo di segnalazione in M sottointervalli T su M, 2 T su M e così via, un esempio di ppm è questo: il primo segnale S con 1 è questo qui, il secondo segnale S con 2 è questo qui, l'ultimo segnale S con M è questo qui. Io codifico il simbolo spostando semplicemente la posizione dell'impulso. Prima posizione, primo simbolo, seconda posizione, secondo simbolo, ultima posizione, ennesimo simbolo. Insomma, una banalità. Il fatto che debba soddisfare la condizione Nyquist rispetto al passo di campionamento M e T su M sta semplicemente a dire che questo impulsino qua e questo impulsino qua devono essere ortogonali, altrimenti non sarebbero ortogonali, no? Autocorrelazione a passo M tipo M, perché ammetto anche 2M grande, 4M grande, vuol dire che questo impulsino qua e questo qua giù o quello prima di 5, 10 intervalli di segnalazione non devono darsi fastidio, condizione Nyquist. Va bene? Insomma, è una banale generalizzazione della ppm binaria. Nella ppm binaria prendevo il tempo di bit, lo dividevo in due sottointervalli. Bit 0 mandavo l'impulso nel primo sottointervallo, bit 1 mandavo l'impulso nel secondo sottointervallo. Adesso non avete due sottointervalli, ma ne avete m, perché non avete due bit, un bit da mandare, ma ne avete log 2 di m. E quindi avete 2 alla m possibili simboli. Mentre prima nella binaria avete 2 alla k, cioè m possibili simboli. Mentre prima nella binaria avevate soltanto 2 possibili simboli, che erano qui. Un bit, due simboli. 2 bit, 4 simboli, k bit, 2 alla k, uguale m simboli. Poi abbiamo visto anche l'FSK. Essenzialmente questa è in banda base, la vedete? O meglio, è in banda base se questa è la forma d'onda in banda base. È in banda passante se questa è la forma d'onda in banda passante. L'FSK invece è in banda passante. Frequency shift keying, ne abbiamo già parlato. Nel caso binario avevo due coseni, una a frequenza f con 1 e l'altra a frequenza f con 2. Bit 0 su un coseno a frequenza f con 1, bit 1 su un coseno a frequenza f con 2. Con f con 1 e f con 2 in modulo la spazio delle frequenze, tale che questi due erano ortogonali, altrimenti non cadeva nella categoria delle segnalazioni ortogonali. Nel nostro caso possiamo generalizzarla a m segnali in questa maniera. Vabbè, chiaramente m coseni con m frequenze differenti. 2 radice di E, 2 radice di E, psi di t, coseno di 2π greco fc, più, qua ci metto la frequenza ennesima che sto utilizzando, t. Questo è un esempio di segnazione in DSB, lo vedete? L'impulso per il coseno in DSB, doppio seno in banda, quindi occupa il doppio della banda. E la frequenza ennesima la possiamo prendere, le possiamo prendere queste spaziate, quindi f con m potrebbe essere 2m meno 1 meno m grande per delta f mezzo. Qui sono tutte frequenze qui spaziate di delta f. E delta f tale che sono ortogonali. Abbiamo fatto già esempi del caso binario. La minima spaziatura per garantire ortogonalità con impulsi rettangolari era 1 su 2t nel caso di modulazione coerente e 1 su t nel caso di modulazione incoerente. Se invece gli impulsi di essere rettangolari erano sync, allora era quello che era. Anche qui, sì, è una forma d'onda di base e deve soddisfare la condizione Nyquist.
come prima, ci è voluto più tempo a scrivere l'espressione che non a rappresentare i segnali, perché i segnali hanno questo aspetto. Questo potrebbe essere S con 1 di F, questo potrebbe essere S con 2 di F, e questo potrebbe essere S con M di F. Le trasformate di Fourier degli M segnali disponibili al modulatore, come vedete, sono ortogonali. È un esempio semplice di M segnali ortogonali in frequenza. Questo è centrato attorno a F con 1, questo è centrato attorno a F con 2 e l'ultimo è centrato attorno a F con M. E questi F con 1, F con 2 e F con M sono offset rispetto a una frequenza centrale e alla frequenza della portante FC. Quindi F con 1 sarà negativa, perché sto a sinistra di F con C, ed F con M grande, che è l'ultima, sarà positiva, perché sto a destra di F con C. Infine, un altro esempio molto semplice di segnali ortogonali di tipo energetici sono i cosiddetti binary encoded signals. Supponete che avete dei vettori m dimensionali e ne avete m grande, e questi vettori sono presi da un insieme che è fatto soltanto da uni e meno uni, quindi ogni elemento del vettore è o 1 o meno 1. Allora costruite dei segnali, delle forme d'onda in questa maniera: radice di E su M, somma per I che va da 1 a M di C con I M Psi di T meno I meno 1 T su M, dove C con I M è l'iesima componente di questo vettore C con M che avete preso, e Psi è una forma d'onda di Nyquist, quindi la correzione di Psi a passo T su M è una delta di M. Anche questo è un esempio molto semplice e tra l'altro l'abbiamo già fatto, l'esempio visto ieri. L'ultimo esempio che abbiamo visto ieri era proprio un set di segnali ortogonali binary encoded. Infatti nell'esempio di ieri avevamo questi quattro vettori ortogonali 1, 1, 1, 1. Uno, meno uno, uno, meno uno. Uno, uno, meno uno, meno uno. Un attimo, lo scrivo qua, perché c'è un modo per ricordarsi e ve lo spiego dopo. Uno, uno, meno uno, meno uno. E l'ultimo vettore era 1, meno 1, meno 1, 1. Quindi voglio farvi questo esempio, o meglio non farvi questo esempio, l'abbiamo già fatto, vi sto ricordando l'esempio fatto ieri, quindi per favore non riscrivete le stesse cose sul quaderno, scrivete esempio di ieri. Se prendo questi quattro vettori, e se prendo come forma d'onda psi di t semplicemente un impulso rettangolare, quindi 1 su radice di t, o di t su m, allora vi faccio vedere soltanto s con 1 di t ed s con 2 di t, poi gli altri li abbiamo già visti, va bene?
Chi è secondo il T? Sta scritto qua. A parte il coefficiente di ampiezza, sono versioni shiftate di un impulso rettangolare ampio T a durata T su M, quindi T quarti. M uguale 4, ok? Quindi avete un impulso rettangolare ampio T quarti, quindi questo qua. Lo shiftate a destra di T quarti, poi T quarti, poi T quarti, poi T quarti. T quarti, poi ancora T quarti e poi ancora T quarti. E ognuno di questi viene moltiplicato per il coefficiente dato dal primo vettore ortogonale che avete. Ma il coefficiente è 1, 1, 1, 1. L'altezza quant'è? Radice di E su M, quindi radice di E qua. Per 1 su radice T, perché ogni impulso rettangolare è anche 1 su radice T. Quanta energia questo segnale? Questo al quadrato. E su 4T. Ho sbagliato, qui ci va T su M, quindi T qua. Quindi questo non c'è. Quindi dicevo, ampiezza al quadrato E su T per base. Quindi energia. Secondo segnale, secondo 2, cosa devo prendere? Sempre gli stessi impulsini. Primo impulsino moltiplicato per il primo elemento del vettore 1. Poi prendete lo stesso impulsino, lo spostate a destra e T quarti, lo moltiplicate per il secondo elemento del vettore meno 1. Poi dopo per 1 e poi dopo per meno 1. Sono ortogonali? Eh sì, fate il prodotto scalare fra questo e questo. Esce proprio questo. E l'integrale fa 0. Prodotto scalare fra queste due forme d'onda è prodotto fra queste due forme d'onda, che è questa qui, integrato, che è 0. Sono ortogonali. E così via per gli altri. Perché binary encoded? Perché vedete, sono un impulso di base che viene utilizzato per codificare in maniera binaria, perché sono i minori, una stringa di M tra virgolette bit. A questo punto sono bit. L'ortogonalità qui è data dal fatto che ogni rettangolino è ortogonale e che le stringhe di bit sono ortogonali tra loro. Dicevo, come si può ottenere un set di vettori binari ortogonali? Beh, un esempio sono tramite le matrici di Alamar, cioè prendere come colonne, come vettori, le colonne della matrice di Alamar. Le matrici di Alamar sono definite in questa maniera: la prima matrice è 1 e tutte le, quindi uno scalare, e tutte le altre matrici disponibili soltanto per potenza di 2, quindi l'ennesima matrice, la chiamo H2n ed è ottenuta in questa maniera, accatastando la matrice precedente H di n quindi 4 sottomatrici precedenti e l'ultima qui la cambia di segno. E quindi appartengono ad esempio H con 2 con 8 tenete, prendete la precedente 1, la mettete là in questa maniera e quella in basso a destra cambia di segno. H con 4 come la ottenete? Prendete la matrice precedente che è questa, ne mettete una qua, una qua, una qua, una qua e l'ultima in basso a destra cambia di segno. Quindi ottenete 1, 1, 1, meno 1. 1, 1, 1, meno 1. 1, 1, 1, meno 1. E l'ultima in basso a destra cambia di segno. Meno 1, meno 1, meno 1, 1. Fatemi cancellare le barre di divisione, altrimenti confondo soltanto il disegno. Però prendo in questa maniera.
qui vedete la sottomatrice precedente. E questo 7 vettori ortogonali chi sono? Le colonne della matrice della parte. Vedete, questa è C con 1 là, la seconda colonna è C con 2, la terza colonna è C con 3 e la quarta colonna è C con 4. Quindi se vi state chiedendo come posso trovare facilmente un 7 vettori ortogonali su meno 1, 1, prendete le colonne della matrice della parte. Vedete, la 4 è una matrice 4 per 4, quindi la 2n è una matrice meno 1, 1 alla 2n per 2n.